abbiamo deciso di organizzare insieme a Coderem questa giornata di mobilitazione, di informazione sulla tecnologia di ultima generazione 5G qui a Torino, perché pensiamo che qui si giochi una partita davvero importante. Torino è una delle città capofila della sperimentazione di queste radiofrequenze millimetriche. Negli ultimi mesi in questa città abbiamo visto comparire numerose antenne, nuove antenne ubicate anche in punti sensibili, davanti a scuole, davanti a ospedali. Abbiamo visto anche abbattere alcuni alberi secolari che ne ostacolavano il segnale. A Torino si sta facendo una sperimentazione di cui nessuno è stato avvisato. Ci sono oggi 130 circa i comuni che hanno detto no a questo tipo di sperimentazione, appellandosi al principio di precauzione che tutela la salute pubblica, mentre qui invece si sta facendo una sperimentazione senza che nessuno ne sappia nulla, senza che nessuno sia stato informato. Ecco, questo è il motivo per cui noi abbiamo deciso di intraprendere questa lotta partendo dal basso, una lotta partitica, sperando di vedere il seme che abbiamo gettato oggi qui in questa piazza crescere, di verlo crescere, diventare una grande foresta capace di opporsi a questa grande opera estremamente pervasiva e distruttiva sia in termini di salute che di libertà. La nostra salute deve essere tutelata dai medici, dai politici, dagli amministratori e da colui che ci governa, in nome dell'articolo 32 della Costituzione, che recita come la salute come un fondamentale bisogno per l'individuo, per il cittadino italiano. Il 5G è una tecnologia innovativa che presuppone l'utilizzo di diverse bande di frequenza, di cui altissima frequenza, di cui non si conoscono assolutamente bene gli effetti sia sul mondo vegetale, sul mondo animale che su noi persone. Quindi è giusto che ci si informi e che si aspetti delle risposte certe dalle comunità scientifiche. Tutti i problemi del nostro esistere sono interconnessi. Una delle grandi strategie che sono state messe in campo per non farci riflettere, non farci ragionare come esseri politici è quello di parlare di specializzazioni. In realtà la questione del 5G è connessa con la questione ambientale, che a sua volta è connessa con la questione etica, che a sua volta è connessa con la questione della permanenza delle generazioni future sul nostro pianeta. Occorrono dei pensieri sistemici per capire queste cose insieme. Chiaramente il 5G produce un inquinamento, che è un inquinamento di tipo elettronico piuttosto che un inquinamento di altra natura, presenta delle sue peculiarità, ma i problemi sono sempre gli stessi, sono comportamenti economici che rendono molti soldi a chi li organizza e lasciano cadere i costi sulla collettività. E l'essere sempre connessi sta diventando sempre di più una condizione dell'uomo contemporaneo. Purtroppo quando siamo connessi non siamo da soli su internet, ma condividiamo gli spazi di internet con tante altre macchine intelligenti, spesso molto più intelligenti di noi, se l'intelligenza è la velocità di elaborazione di computer. Ne segue che i nostri comportamenti in internet sono sorvegliati e soprattutto sono previsti da quelli con cui entriamo in affari. Ne segue che facciamo dei pessimi affari, che non ci accorgiamo di nulla di quello che succede intorno a noi e che le conseguenze per una vita politica e sociale sono davvero deleterie.